Comunque, qualora dovesse farlo, lui è a destra, io sono a sinistra ed è stranissimo perché mi sembra che ci sia un mondo di spazio. Cioè, mi sento strana con la cinta a sinistra così. E si guida a sinistra. Quindi beh, la cosa buona è che comunque hanno fatto questa cosa che puoi guidare, cioè puoi usare la rete dati in tutta Europa. Che ci esatto, abbastanza. Abbiamo internet, quindi abbiamo già messo il navigatore, stiamo cercando di raggiungere l'hotel. E speriamo se ne salvi perché Marco si vede che ha più senso. Perché Marco si dimentica di stare a sinistra, però questa strada ha più senso, quindi abbiamo fatto le prove. E niente, quindi stiamo andando da qua, ci vogliono 26 minuti di macchina, quindi. Ma sì, adesso ci rilassiamo. Ci vediamo dopo quando arriviamo, non so se si vedrà già qualcosa su com'è, se è bello, brutto, ve lo faremo vedere. E quindi a dopo. Esatto. Buongiorno! Siamo a Malta ufficialmente da ieri, come avete potuto vedere. Però ieri siamo arrivati tardi, cioè tardi, tardo pomeriggio. Sera quasi, siamo andati a prendere la macchina, siamo impazziti un po', ci siamo sistemati in camera, siamo andati a cena e siamo morti definitivamente, perché nonostante il nostro volo sia partito alle 4 e cena, sì, alle 4 meno 10 fate, noi eravamo svegli dalle 8 perché abbiamo pulito, sistemato la valigia, dimenticato un botto di cose. Ma per un botto, guarda, veramente sto minimizzando i miei occhiali da vista, cioè fondamentali, non ho gli occhiali. Poi abbiamo dimenticato la mia cinturina, le cinture, abbiamo dimenticato, non mi ricordo più, però un botto di cose. Però pazienza, che far la valigia l'ultimo giorno, questo è il problema. Con l'ansia delle macchine, qua che non capisco mai da parte arrivo mi ci devo ragionare, però guardate qua la vista, cioè il nostro hotel è proprio vista mare ed era impossibile non beccarla perché essendo un'isola dovevi essere proprio, dovevi proprio concentrarti per non prendere un hotel vista mare. E niente, ora saliamo nella nostra macchinina che fa troppo strano perché io devo andare di qua e lui deve andare di là, che qua c'è la guida a destra, cioè il lato guidatore a destra, mentre si guida a sinistra. Cioè, che cosa difficile, tutto al contrario. Che odore sta macchina? Che odore c'è? Non mi piace questo odore. Ho capito, non è che ti mettono Paco Rabanne all'interno dell'auto, non c'è manco l'arbre magique per dire. E niente, però qua c'è l'appoggino,
Oh, qua c'è l'appoggino. Eccoci qua. Oggi andremo alla Valletta. Abbiamo già visto ieri un po' che tour fare. E niente, quindi oggi andremo, gireremo un po' a piedi, non sappiamo ancora dove lasceremo la macchina, però ci proveremo. Questo è un brutto punto, perché devo metterci il... Ci vediamo dopo allora. Dopo. Ovviamente è iniziato a piovere, ragazzi. Siamo arrivati noi. Sì, infatti riusciamo a portare la pioggia anche a Malta. E ho gli occhi da sole perché c'è un vento assurdo e tira su tutte le cose sugli occhi. E noi siamo davanti alla banca centrale. E guardate la vista della banca centrale, cioè. Questa è la banca. Cosa? Ci sei tu davanti. Allora, questo qua è il tour che vogliamo fare a piedi. Grazie a Family Planet, digli se ci sponsorizzano. Che era praticamente una tradizione farlo in passato alle navi che passavano. Allora, siamo pronti per andare a cena?
Dopo questa giornata di camminate e camminate, sembro stempiata. No, Guarda, sembra che dai. c'ho un bucone, ma in realtà ci sono i capelli che sono molto chiari. E niente, siamo vestiti così, camicettina per Marco, vestito lungo per me, con stivalettino ovviamente, perché ho solo questi, anche per Abbiamo camminare. portato poca roba. Abbiamo portato poca roba e ne abbiamo dimenticato la metà. Niente, mi fa strano vedermi perché qua mi trucco praticamente sempre. E niente, andiamo a cena e vi facciamo vedere cosa mangiamo perché stasera penso che mangeremo pesce o comunque qualcosa che non sia pizza, vero? Ok, Qualcosa si spera di buono. vi facciamo vedere dopo. Allora, questo è il corridoio. In pratica dietro di noi c'è l'ascensore e andando di qua dove c'è questo muro bucarellato c'è la hall dell'hotel con tutti i divanetti, l'ingresso, queste luci giallissime. Poi si esce e non si vede nulla, ma con le luci che vedete come sfondo. Aspettate che mi metto a fuoco Marco, non mette fuoco lì. Quelle lucine che vedete in fondo sono praticamente la città. Perché non mi metto a fuoco? Ok, la città e quella parte che su cui vedete delle luci riflesse, è il mare. Ebbene sì, siamo già qua sul mare. Sì, domani ve le faremo vedere meglio. Comunque in caso abbiamo messo delle foto su Instagram, quindi guardatele lì. Siamo a cena, mi vergogno di brutto. E stiamo mangiando un cappuccino, asparagi e crema alla vaniglia. Com'è secondo te? Secondo me merita davvero. Buono. Sì, l'accoppiata dolce salato. È un po' È particolare, molto però buono. particolare. Però la zuppa è fatta da Dio. È che non sa di asparagi, secondo me ha sbagliato. Non sono asparagi. Non sono asparagi? Secondo te sono asparagi. Togli la schiuma. Devi togliere la schiuma, secondo me è rotta. Secondo me sono broccoli. Vero? Secondo me di broccoli. Comunque proprio un cappuccino, cioè con la Ma schiuma di secondo me li vaniglia togli troppo. sopra e sotto questa crema che ci hanno detto di asparagi, ma in realtà secondo noi è di broccoli. Ora la cosa più buona è il pane fatto in casa caldo, bucciato nell'olio d'oliva, quello casereccio buono italiano importato. Spremuto il limone tu? No. Ok.
ragazzi, qua sotto c'è il mio salmone affumicato, che mi hanno appena affumicato in diretta collegando un cosino qua, e non so se posso aprirlo in realtà. E questo è il risultato finale. A parte una puzza di carta un po' bruciato, però niente, questo qua è il mio salmone affumicato. E questi qua sono i ravioli handmade su un letto di broccoli con noci di Marco, con dentro formaggio e una salsa maltese. Quindi mangiamo. Allora, torta dark chocolate con culi di strawberry, gelato al pistacchio e fragoline per Marco. Foto. Aspetta che togliti che mi metto a fuoco, grazie. E invece per me brownie con gelato alla panna. Non so perché non mi mette più a fuoco sto coso. Guardate che bella l'impiattatura. L'impiattamento. No, l'impiattatura. Impiattamento volevo dire, ragazzi, vabbè. Sono stanca. Guardate che bello, veramente bello, top tutto quanto. Siamo tornati in camera, qua c'è una bellissima scrivania in cui poter appoggiare il telefono per fare video. Qua c'è un farettone che punta, fa un sacco di luce, ecco così. E adesso dovremmo decidere cosa fare domani. E volevamo dirvi, cosa volevi dire del ristorante di oggi, di stasera? Che ci è piaciuto tutto, molto buono. Non abbiamo pagato nemmeno tanto, possiamo dire quanto abbiamo pagato, dai. Allora, considerate che per tutte le portate che vi abbiamo fatto vedere, più il vino, abbiamo pagato circa 60 euro in due. Quindi non è cioè secondo noi ci aspettavamo molto di più, perché comunque anche il servizio è molto curato. Considerate che ogni volta che il bicchiere dell'acqua si abbassava sotto una certa soglia, arrivava la ragazza a riversarvi l'acqua. Ci hanno portato due giri di pane, due giri di antipasto, quindi secondo me è andato molto. Abbiamo pagato molto di più alla pizzeria Bormio, infatti, come diceva. E per il momento è il pasto più costoso, no, sì, più costoso che abbiamo mangiato qua. E quindi per il momento possiamo dire che, nonostante noi abbiamo mangiato in un ristorante molto curato, no, perché 60 euro, 30 euro a testa, fate più o meno. Nonostante sia stato un ristorante curato, abbiamo preso delle portate, abbiamo preso anche il dolce, sì, è quello in cui al momento abbiamo speso di più, quindi nemmeno più di tanto. La mia tinta labbra è andata a farsi benedire perché ho mangiato tanto olio col pane puzzato. E quindi niente, ci vediamo domani. Non so se questo video lo allegherò a quello di domani, comunque. O ci vediamo domani o ci vediamo al prossimo video. Un bacio e buonanotte!